quello punto che è stato coinvolto del progetto, Luciano? Beh, sono stato coinvolto dall'amicizia, per tutto, cioè dall'amicizia giovanile, insomma, la racconto rapidissimamente il nostro incontro, perché vale la pena, essendo uno degli amici che così, con i quali ci accompagniamo da più anni, da decenni. Io abbiamo fatto un film che era L'uomo a metà con Vittorio De Seta, un grandissimo film, lui fa un'interpretazione magnifica, il film è bianco e nero, ma io ero stato delegato perché il film ha la libertà straordinaria, il mio maestro De Seta, il nostro maestro devo dire, che non so che anche Jacques l'ha presa enormemente, mi aveva dato una macchina da presa, ti lascio il libro perché tu non vuoi ascoltarmi, allora per fare una cosa, prenditi questa macchina con una ripresa a mano, gira cosa ti pare, insomma, durante il film, fammi delle inquadrature, poi le vedo, e soprattutto vai a cercare dei luoghi, invece di fare dei sopralluoghi con la foto, filmami, non so, una casa abbandonata, una certa ora, quando c'è una bella luce, poi noi, quando portiamo il film la sera, stavamo su a Caserta, stavamo in Toscana, ci vediamo il film, il materiale, e poi in coda vediamo il tuo lavoro, vediamo, e magari mi viene l'idea di girare una scena in questa location che tu mi proponi dal vivo praticamente. E siccome il film è stato molto lungo, a un certo punto c'erano giorni in cui Giacomo non lavorava, io già feci un primo disastro perché lui comprò una macchina nuova, gli arrivò a Roma, e mica una bellissima Renault nuova, insomma, attori, c'era anche un po' di soldi, insomma, voleva poter comprarsi due macchine, e me l'affidò, mi portavela, per poterla poi portare a Caserta, in Reggia. Certo, io felicissimo subito di avere un minimo, insomma, che una persona importante come c'era lui, aveva fatto film straordinari con la Dea, Claudio Cardinale, con Zubrini, insomma, film che ho visto e mi piacevano tantissimo. Dico, bene, subito, obbedì, la portai e l'abbandonai, la misi sotto, a Caserta, era nel parco, che erano gli alberi. A un certo momento, proprio il giorno dopo, si leva una tempesta e sentiamo un albero che crolla. E dove è crollato, ha diviso a metà la macchina di Perrin. E così è andata l'amicizia. Cioè, invece di incazzarsi, ma tutto stronzo, dove l'ha messo, dove stare attento, si è messo a ridere, te lo diciamo, non ti preoccupare, non è che di plastica sta macchina, questo è nato. E arrivamo quindi, molto, anche lui aveva molto tempo, certi giorni non girava, ci giravano altre scene, e sapeva che io partivo per queste mie spedizioni, andavo da solo praticamente, mi disse Luciano, ma che dice, potrei venire una volta con te quando fai questi tuoi giri, questi miei luoghi? E siamo partiti, siamo andati, mi sembra, in Toscana un giorno, un paio di giorni, io ho girato in una casa abbandonata, tutto quello che è abbandonato, insomma, una chiesa abbandonata, le cose abbandonate in Italia ce ne abbiamo tante, no? Anche troppe, ovviamente, anche di valore, e niente, così abbiamo cominciato a parlare un po' di cinema, ma soprattutto la conversazione focale, quella che ha innescato tutto il nostro rapporto, e anche i film che abbiamo fatto dopo, da cui anche Il deserto, e ci siamo fermati un giorno a mangiare una trattoria di un paesino della Toscana, sotto una pergola. Il tempo era molto bello, era molto piacevole. E abbiamo ordinato, siamo appassionati di spaghetti, cioè di pasta, lui adora la pasta di spaghetti all'italiana, insomma. E abbiamo mangiato due piatti di pasta al pomodoro. Mentre mangiavamo, lui è uscito fuori con una domanda. Mi ha detto, senti un po', ma che faremo da grande, Luciano? E che vuoi fare da grande? Da grande, insomma. Ero già grandicello, ma dico, io voglio fare il regista, a quel tempo volevo fare il regista. E gli dice, e tu cosa vuoi fare? Oh, io vorrei fare il produttore. Dice, noi ci siamo a mangiare. E la frase è rimasta così, cioè, continuiamo a mangiare. E poi un po' ha ridetto lui, beh, visto che tu vuoi fare il regista, e visto che io voglio fare il produttore, e raccontami qualche cosa, che così funziona. Cioè, tu devi avere un'idea, io faccio un produttore, dimmi che idea c'hai, cioè, hai un'idea? E io avevo un'idea, l'idea di fare un documentario su un gruppo femminile, cioè una donna con due o tre figlie, che partiva, cioè il momento del distacco, abitava in Sicilia, era sola perché il marito era emigrato, e il momento, volevo filmare il momento del distacco, cioè l'ultimo momento in cui si prendono le ultime cose, si chiude la valigia, e l'inizio del viaggio, per una persona che non ha mai viaggiato e che va verso l'ignoto, che va verso paesi che non conosce, fosse anche Torino, cioè per luoghi lontanissimi. E Jacques, sai che mi piace molto? Allora te lo finanzio. Allora il finanziamento avveniva così. Jacques è ripartito e ha cominciato a mandarmi dei vaglia postali, tipo all'epoca mi ricordo che era tipo 300 franchi, no? E sono arrivati i primi 300 franchi.
E io con mia moglie, che era la mia assistente, è la mia assistente, è stata per tanti anni anche con la macchina, quindi siamo partiti con una Volkswagen, siamo messi in giro per la Sicilia, per tutto, per cercare di filmare questa cosa. E io tentavo, siccome non cominciavo altro lavoro, di prolungare, come succede spesso, siccome arrivava a questi vaglia settimanali, a un certo punto, dopo 6 mesi, già mi ha detto, Susa, sarei anche un franchi regista, ma insomma, ci dovesse pure un termine anche al finanziamento, perché qui le finanze scarseggiano, abbiamo già speso tutto, no? Bene, il film l'abbiamo finito, il documentario l'abbiamo finito, si chiama Le Voyage, e nel contempo lui aveva creato una produzione, la sua prima produzione, apposta per produrre questo e produrre anche altre cose. Il film poi ha recuperato i soldi in Francia perché c'è una legge sul documentario insomma abbastanza favorevole e il film poi è piaciuto molto e questa è stata la nostra prima collaborazione. Tutti i Vaglia? Attraverso i Vaglia della Posta, insomma, non c'era.